Hola, guapos. Ho accettato di fare una strozzata. Eh sì. E praticamente lei ha detto: c'è tanta musica che io ascoltavo quando ero una pischella e che sentirla adesso mi imbarazzerebbe. Facciamo una reaction alla musica di merda che ascoltavo alle medie. Esatto. Questa è una canzone imbarazzante nelle playlist di tutte le persone. Uno che ascoltava i Good Charlotte quando I just erano. wanna live. Perché nessuno li ha mandati a rogo quando hanno deciso di fare questa roba? Ma che poi uno dice: vabbè, sono i soldi. No, perché soldi non ne hanno fatto. Avanti. Anche questa. Te la concedo. Questa è la Sarà che è canzone. simpatica. Tutti amiamo questa canzone, nel Amarla è fondo una del nostro cosa. cuore. Non odiarla a morte è un'altra. Mi piace come sei totalmente inespressivo, tipo devo concentrarmi sulla guida. Adesso mi concentro su un bel muro, appena lo trovo, e lo colpisco in pieno. Grazie, Gesù. Non è mai felice? Dai che la sai anche tu, la sai anche tu. I want you to be your spring. Sono questi i momenti in cui mi sento uno di quei metallari che dice metal figo, tutto il resto merda. Lui è il figlio di Paul McCartney. Quale Paul? Quello morto o quello vivo? Perché quello vivo. Mi dispiace per lui. Wow, senti come vado col Senti il punk. palmute. Cosiddetto? Palmute. Ah. Senti come sono veloce. No, mica tanto. Che sto facendo? Ah, è Sex Pistols. No. No, chi è? Non ho mai capito se loro si chiamano Last Man Standing o è la canzone che si chiama Last Man Standing. Last Man Standing sono io quando ho ammazzato tutti, tipo. Sì. Io vado alla ricerca del suono fatto bene, anche se in genere no, visto che tra i miei ascolti sono pure gli Isis e i Neurosis. Sì, gli Isis sono una band fantastica. No, ascolta le esplosioni. Ok, lì i suoni sono molto grezzi, però il basso non fa. Boh, Rifai Bok Bok. che poi neanche fa tipo. Cos'è questa cosa da queste pip pip Aspetta. pip pip mi ricordo. Sarà la brezza leggera che si respira questa sera. Innamorato. Donna perfetta, ma non quella della mia vita. Io non ci tengo più alla vita, non me ne frega niente. Ma sono gemelli Sì, non diversi. so cos'è che hai. Non alzare tanto, mi rovini il casco, non riesco a ascoltare la musica decente. La cosa che adoro di questa canzone è che lui ha un accento giamaicano talmente forte no, cioè il coro sono altri tipi che parlano in inglese più chiaro, perché se no non si capirebbe una sega. Sai qual è la cosa di brutta di questa canzone? La sua esistenza. Stiamo entrando in un paese, non fare che sentano che nella mia macchina c'è. Dio, boh, ma che cazzo è sta merda? Ma I'm seria? Io drowning in an non mi ocean of capacito. somebody, come and take me away. Questo lo riconosci subito chi è. Appena parte la sua melodica voce. Spezzaglio gli ho Se dovuto si fare. stava meglio quando si stava peggio. Lui era molto limitato dalla presenza di quel tizio, Chi? quello che ballava negli 883. Gli 883 erano in due, c'era lui che cantava E lui che le ballava. basi che andavano da sole, E uno che e faceva. un biondino che ballava, che son cazzo chi era. E Max Spezzali era molto limitato dal tizio che ballava. E da quando è da solo Non ha. inquadro la mia faccia, ok. Da quando è da solo ha sprigionato tutta la sua arte.
tutto il suo bel canto. E cosa fa? Un cazzo, fa schifo. Ma hai sentito la pregnanza politica di questo testo? Quando si stava peggio, non lo so, però io vivo adesso mezzo pieno, mezzo vuoto, mi hanno detto di giocare al videogioco. Oh, anch'io so fare il diploma, ma è vecchio. Una volta io e la Maggie siamo andate in Spagna con il treno, è un viaggio che dura quasi 24 ore. E io ho cantato questa canzone ininterrottamente. Non c'era ancora la moda degli attentati terroristici. Cosa deve dire di questa? Niente. Cosa devo dire? Cosa secondo te? Cosa devo dire? Se non... Chi cazzo è, tra l'altro? I Verb Pipe. Wow, mega grande band. Hanno fatto una grande carriera. Famosissimi. Si vede che erano proprio in forma, si vede che la gente li ha cacati, porca. I produttori li hanno cacati sopra. Questo è stato l'inno dell'estate di quando facevo la quarta elementare. Ma questo che è Pretty Pratty, come si chiama? Alex Pretty. Alex Pratty. Con Edoardo Bennato. Il duo, il Dream Team proprio. Qui c'ho ancora più merda da sparare, perché? Lo sai perché? Perché Alex Britti è un bravissimo chitarrista. Lui è un musicista spaventoso. Ma si è venduto. Ma non si è venduto, si è svenduto il suo culo. Lo vedi proprio per strada. Alex Britti's ass for free. Poi al prezzo di uno, perché c'è anche Edoardo Bennato. Vedi, beh, perfetto. Ho un lavoro come tutti, ma ho più stile. La mia pensione io avrò povertà senile. Come non poteva mancare J-Ax. Cioè non è J-Ax da solo, è J-Ax con un gruppo di ragazzetti che non mi ricordo neanche come si chiamavano. E poi si sono pentiti e si sono impiccati tutti insieme. Non trovi bellissimo il sample di questa canzone? Mi ha guardato. Sto tacchino. È Lee Ryan. Wow, Lee Ryan, ne sentivamo la mancanza. Io sì. Che cazzo è Lee Ryan? È il più bravo dei blu. Wow. Questi erano quelli che nei video facevano tipo, e te lo imito. Ho sentito la sincope salirti dentro. Che cazzo è sta roba? Perché me la ricordo, ma... È una canzone di Avril Lavigne, remixata da Lil Mama. Wow! Avril Lavigne, wow! Avril Lavigne. Remixata da piccola Ciccio, mamma. Come si chiama? Lil Mama, è una ragazza. Lil Mama. È tipo la madre di Lil Wayne. Che gli ha insegnato a suonare la chitarra. Esatto, e fa pi. E il figlio gli fa, lei fa, mamma, mi prendono tutti per il culo perché non so suonare la chitarra. Fanno bene. Ma cosa ti aspetti? Io sono Lil Mama. Pensavi che ti insegnavo? Pensavi che ti insegnavo? Sono ritardata da sola. Ho fatto un figlio ritardato e gli ho anche imparato a suonare la chitarra. Cosa pensavi che facevo? Ritardato. Come si fa ad ascoltare la canzone che fa pipiripipipipipa? Oh, questa è italiana. Ah, e questo ne accresce il valore. È tipo Valeria Rossi questa. E mi va tutto storto. Se non sei con me, si chiama Siria. Giorni durano Siria, una settimana. Sì. Ecco perché la Siria è in guerra. Per colpa di questa persona. Non questa, perché questa! Non mi toccare! Cazzo, c'hai anche pop porno già che ci sei? No. Fortunello. Porca troia, no, non è vero. Io ci sono queste sconfitte per l'umanità. Gli Escape the Faith. Gli Escape the Faith. Questi sono gli Escape the Faith. Sì. Quando? La mia domanda è quando hanno cominciato o quando hanno smesso di essere una band decente? A quanto pare hanno cominciato dopo questo album. Qualcuno li avrà minacciati forte.
Questa è imbarazzantissima. Questa. Che non sia così. Vorrei un amore non da manuale, amore che fa stare bene, sentimenti, sensazioni, emozioni. Sta finendo la batteria, quindi questa è stata l'ultima canzone. No, aspetta, guarda, fai così. E dalla macchina della delusione è tutto.